uomo di origine sudanese. Fu intercettato dalla Guardia Costiera Libica e respinto in Libia col supporto delle autorità italiane, ma soprattutto a bordo di un'imbarcazione battente bandiera italiana che era appunto l'Asso 29. In Libia ha subito trattamenti inumani e degradanti, essendo stato anche trattenuto presso dei centri di detenzione libici, le cui condizioni sono ormai notorie. Questo comportamento delle autorità italiane che hanno supportato il respingimento della persona in Libia, supportando la Guardia Costiera Libica e inoltre supportando l'imbarcazione battente in bandiera italiana, l'Asso 29, nel appunto riportare a suo bordo quest'uomo in Libia, è stato giudicato come illegittimo dal Tribunale di Roma, che ha ordinato l'immediato rilascio di un visto o comunque l'immediato ingresso della persona in Italia al fine di esercitare il suo diritto fondamentale a richiedere protezione internazionale. I respingimenti e anche il supporto al respingimento che può essere dato dalle autorità italiane alle autorità libiche e o a maggior ragione, comunque più in generale, da navi battenti bandiera italiana alle autorità libiche per il respingimento di persone in Libia è illegittimo.